Buonasera da Fabio Pasini, benvenuti al TG Nord. Apriamo parlando di Regione Lombardia e di una delle missioni principali dell'amministrazione guidata da Roberto Maroni, quella di dotare la Regione di una rete infrastrutturale all'altezza delle esigenze produttive e delle prospettive verso Expo 2015. In questo senso va l'inaugurazione dei lavori di ampliamento, di riammodernamento della A4 all'altezza di Marcallo Concasone, parliamo dell'autostrada Milano-Torino. Ha intervistato per noi il nostro Marco De Luca, il presidente Roberto Maroni. Oggi giornata importante per Expo, da una parte l'incontro con le regioni, dall'altra quest'opera che arriva in Lombardia e arriverà al sito di Expo. Quest'opera sarà completata prima dell'inizio di Expo, ed è una delle opere strategiche, quindi una buona notizia. Stamattina c'è stato l'incontro tra governo e regioni e si è fatta una passo avanti importante perché Expo deve essere un'occasione straordinaria per tutte le regioni. È iniziato un percorso che continuerà nei prossimi mesi e che vedrà l'appuntamento d'inizio di questo nuovo percorso domenica prossima alla Villa Reale di Monza, un evento organizzato da Regione Lombardia per lanciare il tema di Expo con la presenza del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio e di tutte le delegazioni degli stati esteri che aderiscono a Expo. Quindi la macchina si è messa in moto con grande energia ed è un'occasione che non possiamo perdere. Lei ha fatto una battuta sul fatto che avere una data al 30 aprile 2015 può essere anche positivo. Sì, per noi sì, noi soprattutto nelle opere pubbliche la regola è che normalmente un'opera pubblica va sempre al di là della sua realizzazione, va al di là della data prevista per il termine dei lavori, basta vedere. E qui non possiamo spostare la data di termine perché il 30 di aprile 2015 è l'ultimo giorno utile, quindi una sfida che noi sapremo cogliere e che tutti quelli che sono impegnati devono rendersi conto che è quella è la data, non possiamo fare una brutta figura, il mondo ci osserva e dobbiamo essere così bravi da vincere le nostre tradizionali lentezze e burocrazie per arrivare a completare tutte le opere entro quella data. Le infrastrutture avanzano, settimana scorsa presentava una galleria, oggi un'autostrada, le infrastrutture come volano per far ripartire anche l'economia? Beh, le opere infrastrutturali, abbiamo come Regione Lombardia questi primi 100 giorni fatto molto in questa direzione perché il volano dell'economia riprende con le infrastrutture, riprende con l'edilizia e con queste opere. Quindi è un capitolo importante nelle azioni a sostegno delle imprese e del lavoro, investire nelle infrastrutture. Però, visto che la Lombardia è la prima regione agricola d'Italia ed è una regione dove le infrastrutture ci sono e c'è un insediamento urbano molto forte e diffuso, dobbiamo sempre garantire il rispetto dell'ambiente. Questo è l'equilibrio che va trovato e l'opera di oggi coglie questo obiettivo, raggiunge questo equilibrio tra fare un'opera moderna nel rispetto dell'ambiente con i requisiti previsti dal Parco del Ticino, il Ponte sul Po, eccetera, eccetera. Sono molto soddisfatto.